a tutti, bentornati in questo video. Allora, oggi farò un video tag vero e si chiama sono cose da ragazze vietati agli uomini, cioè io risponderò a delle domande. Pensi che sia carino che un ragazzo ti baci sulla fronte? Dipende dalla circostanza. Se si tratta magari di un amico, ci può anche stare, o del migliore amico, però non lo so, dal ragazzo sì, quello sicuramente. Poi l'ho detto, dipende dalla circostanza. Poi, ti piacerebbe una lunga lettera d'amore? Sì, tantissimo, tantissimo. Infatti ogni giorno spero che il mio ragazzo me la faccia, ma non me la fa mai. Comunque, appuntamenti in coppia o in gruppo? E per me un appuntamento è in coppia. Odio quando i ragazzi si comportano in modo diverso davanti ai loro amici? Sì, tantissimo, è una cosa che non sopporto. Cioè, proprio perché ti devi comportare diversamente quando ci sono i tuoi amici? I diamanti sono i migliori amici di una ragazza? Per me no. Capelli legati o sciolti, dipende. A me piacciono più sciolti, però dipende se mi fa troppo caldo legati proprio, cioè quello. Qual è la tua rivista femminile preferita? Nessuna, perché io non le leggo. Mascara preferito? È un mascara che mi regalò mia zia per il mio compleanno. Quanto ci metti a prepararti la mattina? Un'oretta più o meno, tra colazione, capelli, trucco, vestirmi, un'oretta. Oro o argento? Bella domanda. Allora, a me piace l'argento, molto l'argento. Mi piace ricevere dei fiori, sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche qui il mio ragazzo non me li fa. Vi faccio una testa così perché voglio almeno una rosa, però non me la vuole mai regalare. Però, nelle ultime 24 ore sei uscita con un ragazzo? Sì, il mio ragazzo. Ti piacciono i rossetti? Sì. Ti piace tenerti per mano con il fidanzato? Sì, tantissimo. O braccetto o per la mano. Cosa noti per prima cosa in un ragazzo? La gentilezza, la simpatia, il carattere, insomma. Ti piace quando i ragazzi sono sudati? No. Migliori caratteristiche in un ragazzo? Appunto, come ho detto prima, gentilezza, la simpatia, l'educazione. Immagini mai il tuo matrimonio, il vestito? Quando ero piccola sì. Ma anche ora qualche volta, però non sempre. Uccideresti per il cioccolato? No, ecco, magari sul. Però se mi togli la pasta non ti uccido, però sclero, perché io senza pasta non ci sto. Da 1 a 10, quanto è divertente lo shopping? 10. Anche di più, 1 miliardo. Urli molto? Io ho abbastanza il tono di voce alto, sì. Quindi urlare dipende, se magari sono incazzata sì, ma se no il mio tono di voce è alto, quindi magari non ci faccio neanche caso. Indossi la tuta? Sì. A parte ora che ho i jeans, però la maggior parte delle volte uso la tuta. Senza quale prodotto make-up non potresti vivere? Bella domanda. Se si tratta di uno solo, mascara. Poi se si tratta di più prodotti, dipende. Ti innamori facilmente? Allora, questa è una domanda un po', diciamo, difficile per me, perché comunque voi non lo sapete, però prima di stare con il mio ragazzo di ora attuale
io convivevo, cioè prima di lui ho avuto anche altri, diciamo, mi sono frequentata anche con altri ragazzi, però poi non è andata. Diciamo che con penultimo, non so, insomma, vabbè, prima del mio ragazzo attuale io convivevo, però non è stata una convivenza tanto bella, quindi ci siamo lasciati anche molti rapporti. E io prima di stare con lui, no, non è che mi innamoro facilmente, però do molta fiducia, davo molta fiducia all'inizio, subito, ed è sbagliato, giustamente, perché, carità. E infatti poi l'ho preso nel di dietro, infatti, e quindi ora non mi innamoro facilmente, però ci vado con cautela, ci vado molto piano, anche nel fidarmi non è che mi fido tanto molto. Credi che comunque i ragazzi guarderanno questo video anche se sono cose da ragazze? Sì, sicuramente ci sarà qualche ragazzo che guarderà questo video. Il video è, dal momento che lo metti su YouTube, diventa pubblico, come tutti i video. Comunque, mi raccomando, lasciatemi tanti like per questo video se vi è piaciuto. Lasciatemi sotto a questo video tante domandine, se volete sapere qualcosa di me, così vi farò un ask o un AMI. Seguitemi anche sui social. Trovate tutti i link giù nell'info box. Seguitemi anche sul secondo canale, che trovate sempre il link giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!